Fano sta vedendo negli ultimi mesi diversi cantieri aperti in tutta la città, alcuni già in opera ed altri invece ancora in fase di allestimento. Siamo al Lido di Fano e come potete vedere qui vicino a me il ponte che collega appunto il Lido con l'Arzilla è stato chiuso in maniera precauzionale. Diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Se alcune persone sono positive sulla chiusura di questo tratto pericolante, già documentato nei mesi scorsi con dei nostri servizi, altre lo sono meno, perché quel punto è considerato un importante collegamento con la città, senza così passare dalla strada nazionale già intasata e pericolosa con auto e camion. Ma le buone notizie arrivano da regione e comune. Finalmente partiranno i lavori per la sua messa in sicurezza. Il ponte è stato chiuso dal comune di Fano con un'ordinanza, ma il ponte è della regione Marche che ci ha chiesto appunto di chiuderlo perché a breve dovrebbero effettuare dei lavori di sistemazione e manutenzione ordinaria del ponte. Hanno riconosciuto quindi che il ponte è loro, come noi abbiamo sempre sostenuto. Ci siamo resi disponibili a prenderlo in carico una volta che saranno fatti quei piccoli lavori di manutenzione per potercelo dare corretta formalmente, quindi faranno dei piccoli lavori, ci hanno promesso che lo faranno a breve questi lavori e questi piccoli lavori ci consentirà di prendere in carico questo ponte, che è un ponte molto utile, sicuramente utile nella stagione estiva, utilizzato qualche volta anche nella stagione invernale, però ci hanno chiesto di chiuderlo, quindi noi l'abbiamo chiuso per poter permettere l'inizio di questi lavori, delle verifiche e dei lavori conseguenti. Quindi ecco, è per questo che c'è questa ordinanza fatta dal Comune di Fano appunto su questo ponte. Per quanto riguarda i tempi? Allora, noi ovviamente abbiamo chiesto alla Regione Marche di provvedere il prima possibile nello spirito di collaborazione, quindi speriamo che possano accontentarci e riaprirlo per l'inizio della stagione estiva.